domande che è quella. Chiedete e non avrete risposta. That's life. That's life. Giuliano Amato, il dottor Sottile, come lo soprannominò Eugenio Scalfari, sottile di fisico e di sottile acume politico, due volte presidente del Consiglio, due volte ministro del Tesoro, ministro dell'Interno e degli Esteri. Sì, funziona. Le ho già detto abbastanza. Primo presidente antitrust, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sempre candidato al Quirinale e tanto altro. A 81 anni Amato può vantare un cursus honorum come pochi in Italia. Forse viene dall'anima che sta da quelle parti in questa circostanza, in altri momenti forse in un altro punto, non l'ho mai saputo. La sua carriera politica inizia nel Partito Socialista, a lungo braccio destro di Bettino Craxi, poi suo sottosegretario. È sopravvissuto senza conseguenze giudiziarie alla bufera di Tangentopoli. Nel 1992 Scalfaro gli affida l'incarico di formare il suo primo governo. Non pretendo, come altri, di essere protagonista di troppe stagioni, vecchie e vecchissime, nuove e nuovissime. That's life! That's life! Nei 10 mesi di presidenza del Consiglio vara una finanziaria durissima da 93.000 miliardi di lire, ricordata come finanziaria lacrime e sangue, criticata da tanti, per qualcuno invece il punto di partenza della ripresa che segnerà l'Italia negli anni successivi. Non dimenticate che ora sono giudice della Corte e quindi la politica per me è out. È nel 2013 che varca la soglia della Consulta, quando Napolitano lo nomina giudice, insieme agli altri membri della Corte Costituzionale e promotore del progetto Viaggio in Italia, per far conoscere la Costituzione prima nelle scuole, poi nelle carceri. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ma questo succede? C'è un pezzo di Costituzione italiana che aspetta di essere attuata. Canzone preferita Imagine di John Lennon. Chi lo conosce lo definisce un ottimista. Ottimista, pessimista, sai, a volte dipende dalle condizioni personali.